casa di cura di Zola è stata fondata nel 1946 qui a San Donà di Piave e da allora svolge la sua attività in questo territorio dove è ben conosciuta. Da pochi anni abbiamo aumentato l'attività perché abbiamo un'attività di chirurgia, di medicina, di urologia, di ortopedia. In particolare abbiamo aumentato l'attività ortopedica. Facciamo protesi di anca, protesi di ginocchio, protesi di spalla, chirurgia della mano, del piede, cioè tutto il campo dell'ortopedia. In particolare per quanto riguarda la protesica del ginocchio, il paziente viene messo in piedi a camminare il giorno stesso dell'intervento e dopo 3 giorni viene dimesso e va a casa senza passare in riabilitazione. Abbiamo curato molto l'accoglienza del paziente e anche dei suoi familiari e poiché abbiamo molti pazienti di fuori regione andiamo con il nostro pulmino a prenderli all'aeroporto o di Treviso o di Mestre che sono molto vicini e li portiamo in casa di cura. Poi durante la degenza del paziente, quando il paziente sta bene in seconda e in terza giornata, li accompagniamo i pazienti con il pulmino a visitare Venezia per chi vuole o per magari i giovani, in particolare le signore, dato che abbiamo un outlet importante qui vicino, si fermano all'outlet e la sera vengono riportati in casa di cura dal pulmino che torna indietro. Questo per garantire una vita qui dentro sia del paziente che dell'accompagnatore che sia gradibile venendo incontro in questo modo. E questa è una casa di cura che è di proprietà di una famiglia, in effetti è una società per azioni, ma quello che viene curato è proprio il livello di accoglienza familiare. L'assistenza infermieristica è di altissimo livello, abbiamo cercato di selezionare le infermiere proprio secondo criteri di gentilezza, di disponibilità, di pazienza nei confronti del paziente che è il nostro più importante e principale cliente, diciamo, no? E quindi deve essere trattato con tutti i riguardi. Abbiamo un riscontro da parte dei pazienti prima di andare via di soddisfazione e questo ci fa piacere perché si lavora anche per avere delle soddisfazioni.